You ass, come here, ass, fuck. Aperta parentesi, non so se lo sapete, ma entrambi i papi hanno all'interno dell'ambiente cattolico ancora tutti e due molta influenza, cioè esistono proprio, me ne sono studiate, le parrocchie bergogliane e le parrocchie ratzingeriane, hanno tutte le loro caratteristiche. Cioè, se ci fate caso, la parrocchia bergogliana è quella dove al posto dell'organista c'è un tizio che suona la chitarra vestito da concorrente di Pechino Express con i sandali e lo zaino. All'ingresso della chiesa c'è una lavagnetta con scritto col gesso oggi acqua santa artigianale, per entrare ti serve la tessera Arci. Il parroco quasi sempre ha assunto come sagrestano un ex tossico di nome Rudy, che ha la cavigliera elettronica che fa beep a ritmo con Laudato Si. Insomma, è un ambiente accogliente, è un bel ambiente. È un posto un po' particolare, però pittoresco. Sicuramente più accogliente della chiesa ratzingeriana, perché intanto nella chiesa ratzingeriana la riconosci subito perché le messe sono il meno possibile in italiano. Comincia in latino, poi prosegue in tedesco, poi c'è una parte in Klingon, i canti sono in elfico, e se non li sai sti canti l'organista se ne accorge, smette di suonare e viene a cercarti fra i banchi, è una cosa terribile. Poi altra caratteristica della chiesa ratzingeriana è che sulle vetrate sono raffigurate passaggi della Bibbia terribili di cui non avevi mai sentito parlare, violentissimi. Per esempio c'è San Giorgio che investe un drago con un doblò, c'è Giuda che si taglia le vene in vasca da bagno, c'è Ponzio Pilato che spegne le sigarette in fronte ai ladroni, veramente le cose terribili. Ma poi in ste chiese qua fanno anche robe strane, in alcune chiese ratzingeriane fanno dei segni della croce un po' particolari, insomma sono ambienti un po' ostili. Comunque, tornando al nostro amico Papa, non quello esonerato, dico quello che allena ancora, e io in questi mesi qua l'ho visto paradossalmente quasi meglio, l'ho visto più sereno. Cioè, pensate, c'era lì che si faceva le sue passeggiate in Via del Corso, la mattina scendeva presto in Piazza San Pietro per fare il saluto al sole, addirittura ha smesso di prendere a schiaffi la gente, cioè l'ho visto proprio più sereno, no? Non so se vi ricordate, insomma, non è stato un evento piacevole. Poi, per carità, di questo evento dello schiaffo del Papa alla fedele che c'è stato a Capodanno, ne hanno parlato tutti. Io però ci ho pensato e sinceramente lo trovo più che scusabile, perché sinceramente anch'io sarei un po' nervoso se ogni domenica mattina mi alzo, apro la finestra e giù in cortile trovo il cast di Rick e Morty che canta "Tu sei la mia vita, altro io non ho". Cioè, è una vita un po' particolare, è una vita veramente un po' scomoda, voglio dire, che poi per fare qualsiasi cosa, che ne so, deve scendere di sotto al tabacchi a comprare un gratta e vinci e deve chiedere il permesso lì agli Umpa Lumpa di Lugano. Cioè, è una situazione un po' scomoda. No, sì, è una situazione veramente paradossale. No, tornando invece alla piazza. Ora, l'Angelus, parliamo un secondo dell'Angelus. Io ci sono stato a vedere l'Angelus. E per carità, nel mondo ci sei un miliardo di cristiani. Sono sicuro il 99% sono persone integerrime, però per il pubblico dell'Angelus fai provini la jalappas. Cioè, veramente, ci sono certi casi umani. Io me li sono studiati. Di solito sono organizzati così. Cioè, il gruppo più nutrito è questo gruppo paramilitare organizzatissimo di suore, cattivissime, agguerritissime, e si dividono proprio i compiti. C'è una cerchia esterna di suore maori, grossissime, cattivissime, che non fanno entrare e uscire nessuno, a parte quando serve andare a prendere qualcosa, allora mandano le suore esploratrici, che sono queste suore filippine di 1,5 metri, velocissime, che partono alla riscossa e vanno a cercare quello che serve, che ne so, del tè freddo in polvere, oppure dei crocifissi di sughero, altre cose di cui si nutrono le suore. Poi tornano al campo base, dicono la parola d'ordine alle suore maori, like a virgin, ed entrano. No, e non sono il gruppo più strano che c'è là dentro, cioè almeno le suore in ambiente cattolico hanno un senso. Poi però, se lo guardi dall'alto, trovi sempre un'inspiegabile macchia d'arancione, e quello è un gruppo di, non si capisce perché, monaci buddisti. C'è sempre, ogni domenica, in rappresentanza, così, un po' come quella volta che mi trovavo a un concerto dei Subsonica e sono stato menato da un gruppo di persone con la maglietta dei Negrita, che poi ho scoperto essere in Negrita, ma questa è un'altra storia ancora. Comunque, il mio gruppo preferito all'interno del pubblico dell'Angelus è un altro. Sono un gruppo di, non me ne vogliono, però, un gruppo di genitori, quello c'è sempre, genitori di figli disabili, che usano il figlio in carrozzina come ariete da sfondamento
per arrivare il più vicino possibile alle transenne e stringere le mani al Papa quando passa, poi scende a salutare la gente. Bebo ci tiene tanto a conoscere il Santo Padre, a Bebo non gliene frega niente, Bebo sta guardando La ricerca di Nemo sul tablet, è felicissimo così, loro te lo danno sugli stinchi come un parabufali, non gliene frega niente, riescono ad arrivare alla transenna, arrivano, stringono la mano al Papa e hai visto Bebo, il Santo Padre, Bebo non c'è più sulla sedia, Bebo l'hanno perso all'obelisco, in questo momento sulla sedia c'è Paolo Brogio con un braccio un po' più ortodosso. No, veramente...